sai, sono molto contento perché comunque per me il legame d'Italia hanno sempre un altro fascino, perché comunque c'è il tuo pubblico, in più è stata una vittoria fatta con il mio cavallo di punta, perché comunque Nettuno è stato il cavallo con cui ho fatto europei, con cui ho fatto un secondo, un terzo in Gran Premio a Verona. E quindi ha avuto un valore anche maggiore. Il pubblico ovviamente si gasa, si diverte, anche perché comunque è stata una gara particolarmente veloce, nel senso che io quando sono partito non sapevo bene come sarebbero andati gli altri, per cui insomma mi sono preso tutti i rischi, vinto praticamente per 5 secondi, per cui sicuramente è stata una gara molto da cardiopalma, emozionante. Ma guarda, una cosa che non mi stancherò mai di ripetere, che a cavallo non abbiamo il risultato che speriamo, anche nelle piccole cose, partenza al galoppo, la transizione, l'avvicinamento al salto, la ricezione, cioè anche nei piccoli particolari. E in quei momenti magari ci verrebbe da innervosire, per la pazienza, diventare più forti, diventare più esigenti, eccetera. E io mi ripeto sempre, e quando il cavallo non fa qualcosa ci sono solo tre motivi: o non ha capito, e quindi è inutile andare a vedere se bisogna che ci spieghiamo meglio, o è spaventato, e quindi è inutile andare a vederci, a tranquillizzarlo, a ripetere le cose con calma finché non diventa confidente. Vuole che il cavallo ha dolore, e quindi in quel caso non va montato ma va curato, e solo quando sta bene e sano va montato. Che voglio ringraziare tutte le persone che sono vicine, che mi permettono di potermi dedicare a occupare interamente all'agonismo, ai miei cavalli, perché comunque la vita del cavaliere professionista è una vita complicata, sarebbe impossibile se non avessi dietro tutto questo staff che lavora dietro di qui, che in realtà è il vero protagonista, che meriterebbe gli applausi del successo. E ovviamente ringrazio anche i ragazzi di iJump e voi che guardate radio e poi il video.